Di fronte alla crisi del multilaterale, che evidentemente esiste e si può constatare, il Santo Padre ci dà tre indicazioni fondamentali. La prima, riprendere la finalità essenziale della diplomazia multilaterale, ovvero far convergere intorno allo stesso tavolo esigenze diverse e quindi posizioni anch'esse diverse che vanno però confrontate e allo stesso tempo debbono realizzare qualcosa che è comune per tutti. Secondo punto, quali sono gli strumenti? Gli strumenti, la buona fede anzitutto, e poi anche il Papa ha parlato di quel necessario compromesso che in un negoziato è sempre un qualcosa di essenziale e a volte anche qualcosa che si aggiunge, se vogliamo, al negoziato stesso. Il terzo elemento, quali sono i criteri interpretativi, e cioè riferimento alla giustizia, e poi il riferimento agli ultimi, e cioè anche nella politica e nell'attività degli Stati, vanno tenuti in primaria considerazione nei negoziati multilaterali. Perché? Perché si tratta di situazioni che toccano direttamente il futuro della famiglia umana. Il Papa mette in guardia dal rischio del populismo, del nazionalismo anche. La chiusura sul localismo è sempre un pericolo non soltanto per la diplomazia, ma anche per i rapporti tra le persone. Ecco, siamo a 100 anni dalla nascita della Società delle Nazioni, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Ecco, il Papa mette in guardia dal pericolo di lasciare strutture comuni per avventurarsi in nazionalismi che possono portare soltanto a conflitti o a degenerazioni di quella che è la coesione sociale internazionale.